Nel V e nel VI secolo d.C. il cristianesimo cattolico elaborò un insieme di credenze e di comportamenti che avrebbero segnato lo stile di vita e la mentalità dell'uomo europeo per tutto il Medioevo. Un ruolo decisivo in quest'opera di omogeneizzazione culturale ebbero non soltanto i vescovi, ma anche i monaci, protagonisti del grande movimento di evangelizzazione dell'Occidente. Il monachesimo ha origine in Oriente, nel III secolo d.C. I monaci, termine che deriva dal greco monakos, che significa solitario, furono coloro che scelsero di allontanarsi dalla società per praticare una vita solitaria, lontana dalle tentazioni del mondo, per poter meditare più profondamente la parola di Dio e raggiungere la perfezione spirituale attraverso una vita di rinuncia, in contrasto con la decadenza del mondo. In un periodo di disordine sociale, politico e spirituale come il tardo impero, la scelta del monachesimo attrasse un numero sempre maggiore di persone che vi videro una rinuncia a un mondo sempre più caotico e violento e un mezzo per raggiungere la spiritualità. Nella parte orientale dell'impero, numerosi cristiani avevano scelto di vivere da eremiti, dal greco eremos, deserto, solitario, cioè in totale solitudine in zone inospitali dell'Egitto, della Palestina e della Siria. A partire dal IV secolo d.C. le esperienze monastiche si propagarono in Occidente, dove prevalse un ideale di vita meno individualista e dove i monaci privilegiarono una vita in comune da condurre in organizzazioni separate dalla società, i monasteri. Per questo, a partire dal IV secolo, furono chiamati cenobiti, dal greco koinos, comune, e bios, vita, i primi monaci che si raccolsero a vivere in comunità, a differenza degli eremiti, che sceglievano la totale solitudine. L'iniziatore del monachesimo occidentale fu San Benedetto da Norcia, che nel 529 fondò il monastero o abbazia di Monte Cassino nel Lazio meridionale, monastero che divenne presto il principale centro di irradiazione del monachesimo in Europa. Egli diede vita a un ordine religioso da lui chiamato Ordine Benedettino. Il monachesimo di San Benedetto presentava alcune importanti differenze rispetto a quello orientale. Mentre i monaci orientali vagabondavano di luogo in luogo per non legarsi a una sede, Benedetto impose ai monaci il dovere della stabilità. Nacque così il monastero, un grande edificio con ambienti destinati ad attività comuni come il pasto, la lettura, la preghiera e il lavoro. La comunità benedettina si organizzò sulla base della regola redatta dallo stesso Benedetto nel 540, che in seguito fu adottata nella maggior parte delle comunità monastiche dell'Occidente. Secondo questa regola, i monaci erano tenuti a obbedire al proprio abate, il capo del monastero, a risiedere obbligatoriamente nel monastero, a osservare i voti e a dedicare il loro tempo, in parti uguali, al lavoro manuale e alla preghiera. Il lavoro era considerato dai benedettini un compito fondamentale, importante quanto la meditazione per il perfezionamento dello spirito e indispensabile per provvedere alle necessità quotidiane della comunità.